Lascia che ti spieghi quali errori non devi commettere quando hai i capelli grigi e cerchi delle nuove opportunità di lavoro, specie se le stai cercando nella vendita. Perché uno si aspetta da te che hai i capelli grigi e hai superato i 50 che tu sappia come si faccia a vendere, che tu abbia capito quali sono i modi di approcciarsi nella vendita e quali evitare in tutti i modi. E se tu in quel momento stai vendendo la merce più importante che c'è, cioè te stesso, la tua professionalità, non mi devi proprio commettere degli errori da principiante. Non devi sederti qui davanti a me e cominciare a parlare, a raccontare tutta la tua storia, tutte le tue esperienze, così come se tu stessi descrivendo nei minimi dettagli tutti i particolari, tutte le caratteristiche del prodotto che mi vuoi vendere. A me non interessa il tuo prodotto, a me interessa capire se tu puoi fare qualcosa per me, a me interessa capire se io portando a bordo la tua professionalità venderò di più, aumenterò i miei guadagni. E allora, se tu ti vuoi vendere come venditore, fai come se stessi vendendo il tuo prodotto, il tuo servizio. Comincia a farmi delle domande, comincia a chiedermi cosa sto cercando, perché in questo momento stai giocando allo specchio. È vedendo come tu vendi te stesso che io capirò se puoi vendere i miei prodotti.